Allargare la competenza del servizio agenzia per la locazione, questo è l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Rimini, per renderla più fruibile, soprattutto per i proprietari che decidono di dare in affitto i propri immobili, cercando quindi di aumentare il numero di famiglie beneficiarie. Con le modifiche che sono state approvate dalla Giunta, potranno accedere ai contributi previsti dall'agenzia di locazione non solo i contratti a canone concordato, come previsto fino a questo momento, ma anche quelli del libero mercato che fissino un affitto mensile inferiore a determinare soglie stabilite dall'amministrazione. L'Agenzia Sociale per la Locazione attivata dal Comune di Rimini già nel 2014 attraverso un fondo regionale ha come obiettivo di favorire la ricerca di alloggi nel mercato privato della locazione tutelando il proprietario dell'immobile in caso di mancato pagamento dell'affitto da parte del conduttore sostenendo, si legge quest'ultimo, con l'erogazione di contributi per il pagamento dell'affitto. Il servizio prevede un fondo di garanzia per tutelare il proprietario per l'intera durata del nuovo contratto, con un rimborso in caso di mancato pagamento del canone di locazione fino a 12 mensilità. In alternativa, viene spiegato, è previsto anche un contributo annuale per il pagamento dell'affitto che sarà erogato direttamente al proprietario dell'immobile per la prima durata contrattuale. Per poter accedere a questo beneficio, la famiglia che assume in locazione l'immobile deve essere in possesso di un valore ISEE non superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, stimato in 17.154 euro. La novità più importante riguarda la tipologia contrattuale, in quanto possono accedere ad entrambi i benefici sia contratti a canone concordato che contratti liberi, ma con un canone di locazione mensile che non superi certe soglie massime da 350 euro per un monolocale a 650 per appartamenti con 3 camere da letto.